Un titolo forte e provocatorio. Il Molise non esiste. Una mostra dedicata alla storia della nostra terra. Una terra che in realtà esiste e che è capace di guardare oltre. Una raccolta di arti e mestieri. Opere, disegni, teatro, scultura, musica, fotografia, cinema ed enogastronomia. Tutto ovviamente molisano. Artisti che in questa terra sono nati e che hanno tanto da offrire. La mostra nel Palazzo Marchesale di Ripa Limosani resterà aperta fino a sabato notte ed è stata organizzata dalle associazioni locali. La parte dell'ala nobile, questa diciamo superiore del Palazzo Marchesale di Ripa Limosani, ospita un mini allestimento come questo dei funai, croce viare, gioiello dell'arte sacra popolare del 1562. Più avanti si va nel mondo del mandolino, strettamente legato alla fune, poi andiamo avanti, c'è un iconografo Ripese, si va più avanti, vi faccio il percorso, c'è Alessio Deli, grandissimo scultore di Marino, amico fraterno, e poi alla sinistra in una piccola stanzetta dove ci sono delle fotografie di Emanuele Beltramini, dal titolo Dialogo ci sono delle foto in bianco e nero bellissime. Tutta questa parte può essere appunto fruita gratuitamente. Qualora poi dopo le 20 si volesse scegliere di stare in nostra compagnia nelle antiche carceri del castello, nel Cafurdio, vedrete strada facendo Fabio Testa fotografo, pittore e scultore, avremo Fabio Giannantonio e lì in quella sera piccola degustazione, perché il cibo come il simposio è un pretesto di convivio, di stare insieme. La mostra, giunta alla seconda edizione, vuole stimolare le coscienze molisane per creare sinergie tra coloro che intendono promuovere e valorizzare le bellezze locali. Tra gli ospiti Daniela Terrieri, Domenico Iannacone ed Enzo Antonio Cicchino. E proprio Cicchino, originario di Isernia, ma da anni a Roma, autore e regista del programma Rai La Grande Storia, nonché autore di molti libri, ha voluto lanciare il suo messaggio al Molise, una terra ricca e da valorizzare per evitarne la morte. Noi ci affidiamo troppo alle istituzioni, ci affidiamo ad una realtà finanziaria, economica e culturale che deve venire dall'esterno. Invece dobbiamo essere noi che costruiamo con consapevolezza la nostra, anche con sacrificio, con rinunce. Dobbiamo fare lo sforzo di individuare idee nuove, idee che ci appartengono, idee che sono il nostro frutto e metterle in pratica sul territorio. Guarda...